Manchester United, Sheriff. Manchester United, Sheriff. Ed è finita 3-0. 3-0. E Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 818esimo gol tra club e nazionali. Un fenomeno, il più forte nella storia del calcio. Un fenomeno veramente. Fenomeno, mamma mia. Sono contentissimo che abbia segnato il suo 818esimo gol. Ma comunque, ragazzoni, prima che io inizi a parlare, ditemi un po' quel che devo dire in questo video. Se volete supportarmi, lasciate un bel like iscrivendovi e attivando la campanella e commentando. E seguitemi anche sui miei social network. Grazie mille, tantissimo, ma tantissimo. Per chi lo farà, iscrivetevi, forza e coraggio, che non vi costa pienamente niente. Supportatemi, grazie mille per chi lo fa. E grazie mille, grazie mille, e grazie mille. E inizierei subito, ma subito, ma subito a parlare veramente di un gran giocatore che Ten Hag ha avuto il coraggio di metterlo e di certo, in fin dei conti, i risultati sono pienamente usciti. Ha dato risposta. Alejandro Garnacho. Sì. E Alejandro Garnacho Ferreira, 1º luglio 1-0-7-2004. E ha giocato titolare, ha fatto veramente una bella partita tecnica, personalità, complimentoni. Di certo sarebbe stato molto molto bello se sarebbe arrivato, se sarebbe andato, se Garnacho avrebbe pure trovato il gol, ma a fin dei conti il gol non l'ha trovato, ma rimane il fatto, prima partita in Europa League e ha fatto veramente una bellissima prestazione, complimentoni e spero che sia la prima tra tante con la maglia del Manchester United, perché è un gran giocatore nelle giovanili, fa veramente spettacolo, da spettacolo comunque, da quel poco che vedo tra i video, eccetera, eccetera. E comunque, se andiamo a parlare concretamente della partita, ripeto per l'ennesima volta, contentissimo veramente per Cristiano Ronaldo e spero che almeno anche la prossima la giochi da titolare, dopo lì il casino che è successo tra lui, Ten Hag, società, non ho deciso di non convocarlo, di non chiamarlo dopo il casino che è successo contro il Tottenham, e non è stato chiamato contro il Chelsea ed è stata pareggiata, e spero che un po' il clima si sia un po' riaperto, ma non credo. Ma comunque, rimane il fatto che Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 818esimo gol, e rimane il fatto su un'altra cosa, sulla partita, che è stato Manchester United veramente fenomenale. Manchester United veramente fenomenale, fenomenale. Lo Sheriff è una squadra che fa pienamente cagare, che fa pienamente schifo. Se non erro, se ricordo bene, la scorsa stagione sono stati nel girone di Champions League. Una bella sorpresa, sinceramente. Contro il Real credo che abbiano pareggiato o vinto, ma hanno fatto, diciamo, bene all'inizio. Ma a fin dei conti, in questa di partita, veramente, sono scesi in campo, sono stati solo ed esclusivamente nella fase difensiva. Sono in difesa, sono stati. Sono in difesa. Lo United, posizionamenti, qualità da parte dei giocatori, personalità, grinta e voglia di fare risultato. Ci sono state tutte queste cose. Tutte queste cose. Ed è mancata anche la primissima cosa, precisione. Ma comunque anche il blocco dello Sheriff, a parere mio, ha un po' messo in difficoltà lo United. Ma rimane il fatto, per l'ennesima volta, che tre pere li hanno pienamente fatte, dominando sia il primo tempo sotto ogni punto di vista, e il secondo tempo anche sotto ogni punto di vista, che quando Ten Hag ha messo dentro Rashford, poi le sorti della partita sono pienamente cambiate. Assolutamente pienamente cambiate. Il gol di Cristiano Ronaldo arriva pure da una punizione, e poi dopo un minuto, Bruno, testa, portiere, una meraviglia. Poi Cristiano Ronaldo ribatte, boom, e gol. Resterà Cristiano Ronaldo? Chi lo sa? Chi lo sa? Per chi mi segue, per chi starà vedendo per la prima volta questo video,
il mio video. Io rimango sempre nell'idea che spero vivamente che Cristiano Ronaldo vada via dallo United e che vada in una squadra che giochi la Champions League, in un top club che giochi la Champions League, e magari su questa ci spero tantissimo e sarei contento in Italia. In Italia, sinceramente. Non credo alla Juventus, cioè non credo che sia impossibile, ma comunque spero in Italia, sinceramente. Spero in Italia. E non credo, è solo dell'idea che secondo me non resterà, poi se resterà vedremo, ma non ne sono sicuro. E nient'altro, complimentoni allo United per essersi qualificata agli ottavi di finale. Chissà se la incontreremo e chissà se la Juventus andrà in Europa League domani sera, cioè domani venerdì sera. Probabilmente se tutto andrà bene, cioè, se tutto andrà bene, intendo, se riuscirò ad organizzarmi e fare quel che devo fare, farò una live dove parlerò un po' di Juve, un po' di Lecce Juventus, prepartita, conferenza di quel pagliaccio, l'ennesima volta, vediamo che cosa sparirà, cosa farà uscire da quella bocca che di certo attualmente è una bocca sporca che non vorrei neanche sentire, ma mi tocca perché se farò una live di certo parlerò delle sue parole, in primis. Ragazzi, non aggiungerei pienamente nient'altro che dire per l'ennesima volta complimentoni allo United per la vittoria, da loro Rashford e Cristiano e il re, il King, il GOAT, Cristiano Ronaldo. Sono contentissimo per lui. E rimane sempre il fatto che sono dispiaciuto e incazzato che la Juventus, più dispiaciuto che la Juventus non giocherà. Non si è qualificato, non ha passato i gironi meritatamente. Per quel che abbiamo visto, meritatamente siamo fuori. Siamo fuori e spero nell'Europa League. Dai, ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. E l'ultimissima cosa, per me, lo Manchester United nella seconda parte di stagione lotterà per vincere il campionato. Lotterà, non è che vincerà. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti se siete d'accordo, sì o no, con me. Complimenti al ragazzo argentino che vi direi di ripetere il nome perché credo che non so neanche pronunciarlo. Garnaccio. Complimentoni veramente. Complimentoni. E io vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio e sempre, ma per sempre, fino alla fine, forza Juventus. E aspetto la vostra opinione nei commenti. E ciao ciao. E ciao ciao. Dai. Alla prossima. Ciao ciao.